Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. È stato presentato dalla provincia di Pescara il progetto per il via ai lavori del primo lotto della Stella Maris di Montesilvano. L'inizio è previsto per il mese di settembre con fondi derivati dal Masterplan Abruzzo. Vediamo. Partiranno a settembre i lavori di recupero della colonia Stella Maris di Montesilvano. Il restauro riguarderà per il momento il primo lotto. È una felice e riuscita giornata quella di oggi, che consente alla città di Montesilvano, alla provincia di Pescara, ma all'Abruzzo, di poter puntare a una, diciamo, rivisitazione complessiva di questo plesso e soprattutto decidere definitivamente l'utilizzo che se ne farà. Noi abbiamo puntato alla colonia marina e su questo siamo pienamente diciamo, in relazione con la regione, col presidente D'Alfonso, ma soprattutto con gli obiettivi che i comuni potranno condividere con questo edificio, portando i ragazzi appunto a fare attività turistica marina in estate, e d'inverno lo utilizzeremo invece come convitto per l'alberghiero. Noi puntiamo a far partire entro settembre i lavori del primo lotto che oggi consegniamo e certamente avremo almeno un tempo di 4 mesi per concludere il primo lotto di lavoro. Nel frattempo ci sarà l'avvio delle procedure, non appena il presidente D'Alfonso ci comunicherà il finanziamento Masterplan che sta, diciamo, agli atti della regione, e anche lì possiamo procedere a fare il secondo lotto e il terzo lotto, diciamo, che metterà definitivamente a disposizione l'edificio interno e esterno, perché ci sono spazi importanti da sistemare. Partiremo speditamente con la ristrutturazione di questo fabbricato, che è stata già in passato iniziata, e noi dovremo fare una serie di finiture per cercare di ridare questo fabbricato così importante anche per la storia della provincia di Pescara e del comune di Montesilvano alla fruibilità dei cittadini. Un fabbricato storico del 39, costruito durante il periodo fascista, l'architettura ne testimonia la sua data. Adesso stiamo restaurando anche il cinema teatro Michetti a Pescara e ci accingiamo ad iniziare i lavori alla colonia Stella Maris di Montesilvano con grande orgoglio e con grande piacere. La mamma di Nicole, la bimba di 6 anni di Udine, morta mercoledì pomeriggio a Pineto, nelle acque antistanti la Torre di Cerrano, è indagata per omicidio colposo, mentre l'autopsia effettuata oggi conferma la sindrome da annegamento. L'iscrizione nel registro degli indagati della donna è un atto dovuto, con le indagini che dovranno ricostruire esattamente cosa è successo in quei pochi istanti in cui la bimba è scomparsa dalla visuale della mamma, valutando eventuali ulteriori responsabilità. Gli esami che saranno effettuati sui campioni prelevati durante l'autopsia dovranno invece chiarire se la bimba sia stata colta da un malore mentre era in acqua, fatto che i primi risultati dell'esame autoptico tenderebbero comunque ad escludere. La tragedia si è consumata in pochi minuti. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, la bimba intorno alle ore 17 era entrata in acqua per fare il bagno con la mamma che la osservava dall'ombrellone, ma ad un tratto la bimba sarebbe scomparsa dalla sua visuale con la donna, che ha subito dato l'allarme. A trovare il corpicino della bimba è stato un bagnante, con i soccorsi che purtroppo si sono rivelati inutili. La firma dei sindacati ha chiuso l'accordo per l'avvio della procedura di mobilità per 29 lavoratori della Team. Ora bisognerà aspettare il sì dell'Assemblea dei lavoratori, prevista per la prossima settimana. Ascoltiamo i dettagli dell'accordo nel servizio. Dopo 9 ore di trattative è stato sottoscritto ieri sera il verbale di accordo per quanto riguarda l'avvio della procedura di mobilità per 29 dipendenti della Team, la municipalizzata del comune di Teramo, che si occupa della raccolta dei rifiuti. I licenziamenti dovevano scattare lo scorso 21 giugno e grazie al lavoro dei sindacati è stata trovata una soluzione per cercare di salvaguardare i posti di lavoro. Un accordo che non lascia completamente soddisfatti i rappresentanti dei lavoratori, che però hanno dovuto prendere atto della forte crisi aziendale. In sostanza l'accordo prevede che 25 dei 29 lavoratori in esubero vengano ricollocati con tempistiche diverse, parte in Team, parte in altre aziende, tutti però con contratti part-time al 50%. Nel dettaglio 7 lavoratori saranno riassorbiti subito nei servizi di igiene ambientale, nella cura del verde pubblico e nella pulizia dei locali aziendali. Entro il 31 dicembre 2017 4 lavoratori, tra quelli posti in mobilità senza incentivo, confluiranno nella nuova società che si occuperà della gestione del
centro raccolta dei rifiuti, mentre entro la fine di quest'anno altri 6 lavoratori saranno reimpiegati attraverso la ditta che gestirà il programmato servizio di call center. Nell'accordo poi sono stati previsti anche degli incentivi in caso di mancata opposizione al licenziamento. Per 2 lavoratori prossimi alla pensione ci sarà un assegno netto mensile di 300 euro fino al raggiungimento dell'età pensionabile, mentre per gli altri 1.000 euro lordi al mese per ogni anno di anzianità, con un tetto massimo di 10.000 euro. In bilico restano gli 8 lavoratori che attualmente si occupano della pulizia del Tribunale di Teramo, la cui proroga al contratto scadrà a fine luglio e per i quali ci sarà un ulteriore incontro nei prossimi giorni, e 2 lavoratori per i quali al momento non è stata trovata ricollocazione. Il tutto passerà al vaglio dell'Assemblea dei lavoratori prevista per mercoledì 29 alle 19.30. Era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale ieri sera sulla statale Trignina nei pressi dello svincolo di San Salvo. È morto alcune ore dopo il ricovero all'ospedale di Vasto, un 41enne di Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso, coinvolto in uno scontro insieme ad altre 2 persone. L'automobilista molisano viaggiava in direzione mare su una Citroen C2 che si è scontrata contro una Hyundai, i cui occupanti sono ricoverati, uno a Vasto, l'altro a Termoli. A ricostruire la dinamica dell'incidente i carabinieri della stazione di San Salvo. Ed ora la politica, torniamo ad occuparci della querela interna al centrodestra dopo il verdetto dei ballottaggi, e in particolare ad accusare i vertici regionali è il senatore di Forza Italia Antonio Razzi. Un botta e risposta a mezzo social che dal post ballottaggi vede i rappresentanti del centrodestra accusarsi avvicendevolmente di colpe, fallimenti e sconfitte. Il senatore Antonio Razzi aveva aperto le danze e a seguire erano stati Mauro Febo e Lorenzo Sospiri e poi ancora Nazario Pagano. Da un lato Razzi chiede di andare a casa chi oggi ha perso presidi importanti su tutto il territorio. Siccome io sono uno sportivo e frequento il calcio, di solito quando una partita si perde si cambia calciatore, si cambia allenatore, e io ho detto solo che abbiamo perso 6-0 qui in Abruzzo, addirittura in alcuni paesi hanno fatto l'accoppiamento con i rivali del PD e hanno perso pure lì, perché il cittadino capisce questi intrallazzi che si vogliono fare, non sono fessi, loro magari lo vorrebbero far passare così, invece no. Poi addirittura mi si accusa che io vengo da lontano, dico io non è che sono Papa Francesco, anche Papa Francesco quando è stato eletto ha detto io vengo da lontano, sì che io vengo da lontano, vengo dalla Svizzera, ma non pensano che io sono uno che si può calpestare, questo no. Afferma di essere stato boicottato sin dall'inizio dai rappresentanti abruzzesi, di essere stato sempre escluso da inviti e incontri e di non aver potuto dare un contributo per evitare la disfatta, e spiega che oggi la politica ha subito un mutamento e loro non stanno al passo. La politica del Novecento non c'è più, c'è la politica del terzo millennio. E del terzo millennio cosa significa? Significa che bisogna stare in mezzo alla gente, fra la gente, e sentire tutto quello che la gente ha da dire, e magari di quello che gli fa bisogno. Ancora polemiche nel prossimo servizio, un mare di polemiche ma davvero in tutti i sensi, perché al centro dell'attenzione del prossimo contributo c'è la balneabilità del mare a Pescara. Vediamo. L'ACA afferma che sarà un'estate senza mare inquinato. L'ARTA annuncia che per evitare errori le analisi saranno recapitate direttamente alla Capitaneria di Porto. I balneatori spendono soldi per fare analisi per proprio conto. Le opposizioni di oggi danno la colpa alla politica e all'amministrazione comunale, che ricorda intanto che l'assenza di depuratori che smaltiscono i liquami non è un fenomeno recente. Pescara continua a restare al centro dell'attenzione con il valzer della balneabilità 2016. Si cerca sempre di scaricare le responsabilità addosso a qualcun altro, ma mi pare invece del tutto evidente che 2 sono i fatti essenziali, e sono fatti che riguardano la giunta Alessandrini e la giunta D'Alfonso.
Il disastro dello scorso anno sull'ordinanza sì, ordinanza no, è sotto gli occhi di tutti. Quello che è venuto a mancare oggi sicuramente è il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Ormai nessuno è più disposto a fare il bagno anche quando le analisi sono positive. E questa la dice lunga, e la responsabilità non può che essere addossata che al sindaco Alessandrini, reo di aver combinato il disastro dello scorso mese di agosto. Tra le accuse del centrodestra anche quella rivolta al governatore PD Luciano D'Alfonso, che aveva annunciato l'esecuzione di lavori per l'abbattimento della tanto polemizzata diga foranea, che ad oggi resta lì dove l'hanno costruita. I tempi per la realizzazione dell'intervento di apertura della diga foranea sarebbero stati immediati, sempre sulla scorta di questa regione facile e veloce che lo caratterizza. Invece la regione di D'Alfonso non è né facile né veloce, anzi è molto lenta, tanto è vero che la diga foranea è ancora lì, che ci sono problemi in continuazione e che soprattutto le condizioni del mare continuano a essere quelle che sono sotto gli occhi di tutti. Anche oggi il vice sindaco del Vecchio doveva essere qui con un dirigente del provveditorato alle opere pubbliche e non si è neppure presentato in commissione per affrontare, così come avevamo richiesto, la questione. Questa la dice lunga, insomma c'è una fuga dalle responsabilità da parte sia di Alessandrini che della sua giunta che di D'Alfonso e dei suoi componenti, l'esecutivo regionale. Un'orata e varie alici davanti alla porta del sindaco in comune. La sorpresa trovata questa mattina a Palazzo di Città, il sindaco Marco Alessandrini l'ha presa con ironia pubblicando un post su Facebook facendosi fotografare con una padella contenente il pesce e un coperchio. Il sindaco scrive: caro Pellegrino, mi spiace per la levataccia che ti ho fatto fare per arrivare in comune prima di me, ma se me lo dicevi prima che la tua nuova invasione di campo ero io, ti avrei fatto trovare anche olio d'oliva pescarese, pan grattato, una padella e magari pure due paparazze. Proseguiamo con il nostro TG e divorzio, è ufficiale questo divorzio. Guerino Testa, consigliere comunale di Pescara, lascia l'NCD e il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. A monte della rottura, la non condivisione delle politiche nazionali portate avanti dal ministro dell'interno Alfano. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci te. La notizia era stata dapprima smentita, poi silenzi e dopo settimane arriva l'ufficializzazione. Divorzio fatto per Guerino Testa, il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. Testa lascia NCD e torna alla sua lista elettorale, Pescara in testa, deluso dalle politiche nazionali che non si sente più di rappresentare. Perché in un momento di confusione politica che si sta vivendo sia a livello locale che a livello nazionale, bisogna essere chiari, mandare messaggi netti agli elettori e ai cittadini. Oggi non si può stare più in un governo di centrosinistra a livello nazionale e poi stare nelle varie regioni, province o comuni con il centrodestra o viceversa. Quindi noi abbiamo ritenuto in questo momento di fare chiarezza e di cercare di tentare in maniera convinta nella ricostruzione e rigenerazione del centrodestra a livello locale, un centrodestra che deve essere ovviamente innovativo, che deve essere inclusivo, che non deve essere più oggetto di veti incrociati e che deve avere principalmente idee e contenuti per rappresentare una valida alternativa alle prossime elezioni comunali. A passare nel suo gruppo i fedeli Alfredo Cremonesi e Massimo Pastore. Restano buoni i rapporti con quella che Testa definisce un'amica dentro e fuori dalla politica. Abbiamo spiegato che la rottura tra virgolette è solo di natura politica, specialmente con il livello nazionale. Io mi auguro che Federica sarà sempre uno dei perni importanti del centrodestra regionale e locale, perché è una persona valida, però noi riteniamo che politicamente debba essere presa una linea ben precisa, perché la chiarezza e la nettezza, specialmente in questo periodo, sono fondamentali. E ora parliamo delle attività estrattive in Abruzzo. Il sottosegretario Mazzocca avvia la programmazione territoriale. Si parla di sostenibilità ambientale, questo è stato sempre un po' quello che era l'obiettivo di questo mandato per la regione Abruzzo a fronte di tante situazioni difficili, in questo caso le attività estrattive. Si vuole fare un quadro della situazione e vedere anche quali sono poi ovviamente le possibilità. È uno degli strumenti applicativi del tema dello sviluppo sostenibile in generale, che sul piano proprio delle estrazioni da suolo ha una
capacità di incisione sul territorio importante. Fra l'altro è uno strumento che arriva con 33 anni di ritardo, un settore che è finora demandato una sorta di deregulation spinta, nel senso che tutta l'attività del governo, della governance istituzionale è demandata finora almeno al semplice aspetto autorizzativo, mentre invece l'aspetto pianificatorio veniva assolutamente disatteso. Quando si parla di attività estrattive, a quali materie si fa riferimento? Il piano in gergo è chiamato piano cave, ma in realtà non si parla solo di cave, ma si parla anche di ciò che l'ambiente naturale a livello di sottosuolo riesce a offrire. Riteniamo che ci siano comunque le condizioni per fare un buon lavoro, soprattutto un lavoro proficuo per la comunità abruzzese. Questa prima stesura che noi cercheremo di diffondere al massimo in ambito del territorio regionale e cercare di condividere con tutte le forze attive del nostro territorio, contribuirà a determinare uno strumento ancora più calzante alla realtà del comparto socio-economico e della comunità abruzzese. Dall'Università di Teramo la ricetta per vivere 100 anni con il convegno internazionale dal titolo Healthy Diet for Healthy Life. Si apre la prima fase del progetto europeo Marie Curie Repeat, finanziato per 2 milioni di euro dall'Università di Teramo. Da Teramo la ricetta per vivere 100 anni, un importante studio dell'Università di Teramo, un progetto con oggi la partecipazione di due autorità mondiali. I due autorità mondiali che oggi abbiamo invitato per lanciare ufficialmente un progetto di ricerca all'Università di Teramo, avuto finanziato dalla Comunità Europea, che si intitola Repeat, che troverete con il logo in tutto il pomeriggio, che tratta effettivamente di argomenti che vedono i nutrienti come un modo per combattere alcune patologie croniche. Specificatamente Repeat andrà a studiare nei prossimi 3 anni come con l'alimentazione si può contrastare alcuni problemi legati ai disordini alimentari e nello stesso tempo anche preservare la salute riproduttiva, che è un altro dei problemi che ci riguardano in una società moderna dove ovviamente le donne sempre più tendono a posticipare la propria attività riproduttiva come conseguenza ovviamente dell'inserimento nel lavoro. Oggi parlerò un po' di tutte le cose che abbiamo fatto per tanti anni, che vanno dalla genetica dell'invecchiamento a come questa influenza le malattie, a poi l'uso di diete particolari che riescono a fare un po' quello che i geni fanno e quindi aiutare le persone a vivere più a lungo e meglio. Qual è la cosa che influisce di più oggi come oggi per quanto riguarda appunto l'invecchiamento? Sicuramente la dieta, adesso sappiamo che è il fattore più importante per l'invecchiamento. Ovvio che la genetica non la puoi cambiare, o almeno non adesso, e quindi la cosa più importante è la dieta, seguita poi dall'esercizio fisico. Quindi queste sono le due cose che possono chiaramente avere degli effetti enormi, ad esempio sul cancro, ma anche sulle malattie cardiovascolari, diabete, eccetera. Tanti nomi di spicco della cultura, dell'intrattenimento, della musica nel cartellone degli eventi estivi del comune di Francavilla al Mare, che come sempre avrà il suo clou nella 3 giorni della festa del patrono, San Franco. Calendario degli eventi estivi, grandi firme per il comune di Francavilla al Mare, che dopo il boom di presenze dello scorso anno punta a replicare anche nel 2016. De Gregori ed Elio e le Storie Tese, i due nomi di punta per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, ma nella stagione estiva francavillese ci sono anche tanti appuntamenti con la cultura e lo sport. Un'estate 2016 in crescita, ci saranno gli Earth, Wind & Fire, ci sarà Raff, ci saranno Elio e le Storie Tese, ci sarà Maurizio Battista, ci saranno insomma tanti nomi di rilievo, Francesco De Gregori, me ne dimenticherò veramente tanti, perché abbiamo un'estate piena, ricca di appuntamenti, come abbiamo abituato a vedere i nostri turisti. Gli eventi sono sparsi su tutto il territorio, quindi Francavilla ha una caratteristica di essere una città di 7 km, quindi ad esempio, tanto per fare un esempio, il 1 agosto il concerto degli Earth, Wind & Fire si farà qui in piazza Sant'Alfonso, dove ci troviamo in questo momento, Francesco De Gregori in zona Sirena e così via. Eventi dislocati su tutto il territorio, è chiaro che la Riviera la fa da padrona, perché la zona maggiormente antropizzata è quella frequentata, abbiamo il nostro mare.
E ora parliamo dell'evento che riguarda i borghi più belli d'Italia, notte romantica, in particolare ci concentriamo su quello che avverrà a Castelli. Castelli aderisce a questa importante iniziativa promossa dal Club dei Borghi più belli d'Italia. Il programma per Castelli inizia alle ore 18 con la visita guidata al borgo, al Museo delle Ceramiche, al Liceo Artistico per il Design Francesco Antonio Grue, che include il famoso presepe monumentale e la raccolta internazionale d'arte ceramica, e termina poi allo splendido soffitto maiolicato della chiesa di San Donato risalente al 1600. Abbiamo chiamato questo percorso l'amore per l'arte, perché appunto il romanticismo abbiamo voluto intenderlo anche come riscoperta delle arti e della cultura. Poi alle 20 ci sarà la cena romantica nei ristoranti con menù dedicato, e alle 22 presso la piccola chiesa di San Rocco ci sarà un concerto acustico del Teatro Mediterraneo chiamato Amore e Amore. Alle 23:30 presso Piazza Roma, nella piccola loggia di Piazza Roma, ci sarà il brindisi degli innamorati, e alle 24 poi ci sarà il lancio delle lanterne, come vuole insomma il programma, come da programma nazionale in tutti i borghi sarà, diciamo, ci piace immaginare che in quel momento tutti i borghi più belli d'Italia lanceranno al cielo le lanterne illuminate. E sarà effettuato sul belvedere di Castelli con la splendida vista verso il Gran Sasso. E poi voglio ricordare il selfie del borgo romantico da postare su Instagram, che prevede in palio un viaggio, un weekend romantico per il vincitore di questo concorso. Fino al 26 di giugno è in programma Bellante Paese, la 7ª edizione della manifestazione culinaria Sagra delle Lumache, con specialità gastronomiche, mercatini tipici e spettacoli tutte le sere. Il programma, come tutti gli anni, un po' di arte e spettacolo per quanto riguarda l'intrattenimento. Invece per quanto riguarda il menù, le classiche lumache, che è proprio la denominazione della sagra, poi sono tagliatelle di ferro con lumache, pernettere bellantese, che è un piatto tipico bellantese con un tris di carne, piselli e funghi, poi sono classici arrosticini, salsicce, frittelle, formaggio fritto, eccetera, tantissime cose. C'è anche intrattenimento, la banda di Bellante, poi sabato sera il secondo taglio, un gruppo folcloristico, poi c'è anche il mercatino dell'antiquariato, dell'oggettistica, anche intrattenimento per i bambini con gonfiabili, giostre, quindi è una sagra aperta a tutti. Siamo appena insediati da qualche giorno, iniziamo subito con questa sagra che era programmata da tempo, e quindi siamo orgogliosi e pieno appoggio di tutta l'amministrazione a questa sagra, che oltre alle caratteristiche culinarie con un piatto molto particolare, divulga e fa conoscere al di fuori di Bellante, al di fuori dei bellantesi, il nostro comune, il nostro borgo. Quindi ci interessa questo, che il comune di Bellante venga visitato e venga apprezzato dai cittadini della provincia di Teramo e dai turisti. Ed ora apriamo la pagina dello sport, lo facciamo ovviamente con il calciomercato e con il trasferimento di Gianluca Lapadula, ormai ex attaccante del Pescara, al Milan. Oggi la giornata dell'ufficialità, perché questa mattina Lapadula ha sostenuto le visite mediche e poi nel pomeriggio ha firmato il contratto che lo lega al Milan per 5 anni, scadenza giugno 2021. Allora vediamo il servizio con anche le prime dichiarazioni da neo rossonero di mister 30 gol Gianluca Lapadula. Dal pomeriggio è arrivata l'ufficialità. Gianluca Lapadula è un nuovo giocatore del Milan ed ha firmato un contratto che lo lega per 5 anni al club di Via Turati, guadagnando poco più di 1 milione a stagione. Al Pescara 9 milioni di euro più 1 di bonus. Così la nota apparsa sul sito ufficiale della società. Il desiderio di tutti i rossoneri è che Lapadula possa togliersi con noi le soddisfazioni più belle della sua carriera, ed è proprio con questo spirito e con questo entusiasmo che il giocatore si lega al Milan con un contratto fino al 30
30 giugno 2021. Prima di sottoscrivere il contratto con l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, la giornata dell'ex bomber di Pescara e Teramo era iniziata presto con le visite mediche di rito. Ad accoglierlo tanti cronisti che hanno strappato le sue prime dichiarazioni da rossonero, che ascoltiamo grazie a Sport Italia e al collega Luca Cilli. Beh, è una cosa che abbiamo voluto entrambi. Sono molto contento di tutto questo, ringrazio molto Galliani, molto presidente, gli auguro una buona guarigione. Sì, vabbè, Close ha fatto una carriera veramente che sognano tutti gli attaccanti e devo ringraziare tanto il mister, non solo per le belle parole ma per tutta la fiducia che mi ha dato quest'anno, tutta Pescara, tutto l'Abruzzo, ringrazio veramente l'Abruzzo. Tante squadre ti volevano, perché hai scelto il Milan? Il Milan è stata una trattativa lampo e l'abbiamo voluta fortemente tutte e due ed era giusto così. Una settimana davvero importante per te, il matrimonio col Milan e domenica invece il matrimonio con Alessia. Sì, direi una settimana super impegnata, però si fa una cosa alla volta, ora siamo qua a Milano, faremo quello che dobbiamo fare e poi testa al matrimonio. Per il Pescara è iniziato ufficialmente il dopo la Padula e la società ha ora l'obiettivo di colmare il vuoto lasciato da mister 30 gol. Si fa sempre più concreta la pista dell'argentino Matias Suarez, attaccante 28enne di proprietà dell'Anderlecht, squadra nella quale milita dal 2008 dopo un triennio al Belgrano in Argentina. Con la squadra belga Suarez ha vinto 4 campionati e 4 supercoppe ed ha svariate presenze in Champions League ed Europa League. Con Suarez c'è un'intesa di massima e il giocatore è disposto ad approdare nel campionato italiano. Ha ancora un anno di contratto con l'Anderlecht e la prossima settimana il Delfino cercherà l'intesa anche col club belga per perfezionare l'operazione. Con poco più di 1 milione il Pescara potrebbe chiudere l'affare. Sempre la prossima settimana altre 2 operazioni potrebbero arrivare a coronamento: il prestito dal Benfica del centrocampista Cristante e la firma del portiere Bizzarri in scadenza col Chievo. Si complica la strada che porta il difensore albanese Ajeti. Sull'ex Frosinone è piombato il Bologna, che ora è in vantaggio sul Delfino. E ora ci occupiamo di Lega Pro con il terzo colpo del Teramo, che dopo gli innesti già annunciati del centrocampista Ilari e dell'attaccante Croce, nel pomeriggio ha firmato il trequartista Federico Carraro. Qui subito dopo la firma vediamo le immagini dell'uscita dalla sede sociale del presidente Campitelli ed eccolo qua, del neo giocatore del Teramo Carraro, 24enne, originario di Padova, dove ha iniziato il suo percorso calcistico, trasferendosi poi all'età di 14 anni alla Fiorentina, dove ha effettuato la trafila dai giovanissimi nazionali e fino alla primavera, e debuttando in Serie A sempre con la maglia viola a Bari nel 2010 con mister Prandelli in panchina. Nell'ultimo triennio Carraro ha giocato nel Pavia, sempre in Lega Pro, mettendo a referto 72 presenze e 6 marcature. Possiamo ascoltare le prime parole in biancorosso pronunciate da Carraro. Sono molto 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 contento di vestire questa maglia in questa società che mi ha voluto fortemente e non vedo l'ora di iniziare, insomma, la stagione. Quando è nato il primo contatto e chi è che ti ha convinto in modo particolare? Il primo contatto, i primi di giugno, mi ha chiamato tramite il mister che avevo 2 anni fa a Pavia, Mastro, mi ha contattato il mister Zauli, che mi ha raccontato il suo credo calcistico. E poi da lì anche il direttore Fabio Lupo mi conosceva già e si è interessato a me, e da lì sono iniziati tutti i contatti ed è iniziata la trattativa. In più poi c'è stata la chiamata del presidente che mi ha ulteriormente convinto a vestire questa maglia. Come ti descriveresti invece dal punto di vista tecnico-tattico la tua nuova tifoseria? Sì, sono, mi reputo un giocatore abbastanza tecnico, anche se non è difficile, non è facile autogiudicarsi, però sono un giocatore che può giocare un po' tutti i ruoli del centrocampo, anche se i miei preferiti sono davanti alla difesa o trequartista. Da Teramo invece cosa ti aspetti in modo particolare? Da Teramo mi aspetto una piazza abbastanza calda, come mi ha anche descritto il mio amico Cenciarelli, che è stato qua questi anni, e mi aspetto veramente tanto. Sono venuto qua perché ci credo tantissimo nel progetto
che c'è il presidente e spero di fare il meglio possibile. Ed è vero che un assist forse importante di rilievo l'ha fornito proprio Cinciarelli per firmare il Piatteo. Sì, anche Cinciarelli è stato parte integrante della mia scelta di venire qui. Infatti l'ho sentito in queste due settimane spesso per chiedergli consigli, insomma chiedergli com'era la città, la società. Un'altra novità in casa Teramo è il ritorno in dirigenza di Piero Dorazio, che è il nuovo responsabile del settore giovanile. Restano sempre nei quadri dirigenziali Vincenzo Feliciani quale responsabile tecnico e Marco Villa in qualità di responsabile organizzativo. E ora la chiusura affidata al ciclismo, ci sarà anche la squadra azzurra al via del prossimo trofeo Matteotti in programma domenica 17 luglio sul tradizionale circuito cittadino che abbraccia i comuni di Pescara e Montesilvano. Il commissario tecnico Davide Cassani, che sarà presente alla classica pescarese, annuncerà in occasione del trofeo Matteotti la formazione azzurra per i giochi olimpici di Rio de Janeiro. Intanto l'organizzazione dell'Unione Ciclistica Fernando Perna si è messa in moto. Siamo partiti spediti per organizzare al meglio la corsa, ha detto il presidente Renato Ricci. Nonostante il poco tempo a nostra disposizione, cercheremo ugualmente di regalare ai tifosi una edizione entusiasmante. E finisce qui anche la terza edizione del TG6, TG che torna domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.